In effetti l'idea mi piace. Andrò a rovistare in tutti i locali più squallidi della città per reclutare i miei tirapieghi. Per fortuna conosco benissimo il loro gergo. Felicitazioni, signori criminali! Da anni mi sto sforzando di appropriarmi di una formula segreta per la preparazione di un commestibile facilmente commercializzabile. Chi vuole unirsi a me? Non riesco a capire. Possibile che qualunque cosa io provi a fare finisca sempre per essere spiacciato da qualcuno più grosso di me? Oh, non fare così. Secondo me stai esagerando. Oh, scusa. Tanto ci sono abituato. Non sono diverso dai milioni di altri plankton che vivono nell'oceano. La famiglia plankton è sempre stata spinta di qua e di là e calpestata. Ehi, un momento. Grande idea. Se agiamo da soli siamo molto deboli, ma se agiremo tutti insieme la famiglia Plankton sarà in grado di diventare un'arma imbattibile. Craig penserà che uno solo di noi non sia un problema, ma come farà davanti a due? O a 10? O a 100? O a 1 milione di noi? Per quale motivo dovrei fermarmi a 1 milione? Ho in mente un piano diabolico. Radunerò tutti i membri della famiglia da ogni angolo dell'oceano. L'intera famiglia Plankton sarà riunita sotto un solo tetto. Crab non avrà nessuna possibilità di vincere contro il potere di 1 milione di menti criminali straordinariamente intelligenti. Sono arrivati. Benvenuti a tutti, fratelli. Ragazzi, i pip per il nostro cugino Plankton. Sono stato via da casa più di quanto pensassi. Come va, cugino? Che schifo. Sono io, Clem. E di certo ti ricorderai di Zeke, Rufus, Git, Billy Bob, Billy Jim, Billy Billy, Banana, Filippo Doug, Enos, Eb, Giulio, Fletcher, John, Carl, Amadeus... Va bene, ho capito, basta! Volevo dire, entrate e fate come se foste a casa vostra. Vi presento Karen, una moglie computerizzata. Oh, caspita, è davvero uno schianto di farsi i miei complimenti, Sheldon. Sheldon? Infatti, Sheldon è il mio primo nome.